Buona giornata a tutti. Spesso nel corso di una separazione tra i coniugi, uno dei problemi che viene in evidenza è quello del finanziamento. Il finanziamento che è stato sottoscritto da un solo coniuge nel corso di un matrimonio in cui vigeva il regime della comunione legale dei beni. E quindi il quesito che i coniugi si pongono riguarda proprio le sorti di questo finanziamento. Allora, per poter rispondere bisogna necessariamente partire da un articolo del Codice Civile, l'articolo 186, che stabilisce che in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni sono considerati debiti della comunione, per esempio, i debiti, le obbligazioni riguardanti l'amministrazione ordinaria del patrimonio comune, oppure le spese che riguardano il mantenimento della famiglia, l'educazione, l'istruzione dei figli o ancora le obbligazioni che sono state contratte congiuntamente da entrambi i coniugi. Ma la cosa importante è che questo articolo stabilisce che sono debiti della comunione anche tutte quelle obbligazioni che sono state contratte dai coniugi anche separatamente, ma per soddisfare le esigenze economiche, le esigenze della famiglia. Allora è chiaro che se un finanziamento è stato contratto per soddisfare le esigenze della famiglia, ne risponderanno entrambi i coniugi con il patrimonio comune, e soltanto nel caso in cui questo patrimonio comune non sia sufficiente, allora il creditore o i creditori potranno agire sui beni personali di ciascun coniuge fino alla misura di metà del credito. Questo avviene quando i coniugi sono ancora sposati ed in regime di comunione legale dei beni. Quando si verifica la separazione, tra le varie conseguenze vi è anche lo scioglimento della comunione legale dei beni e quindi la ripartizione in pari quota delle attività e delle passività. Solo che questa ripartizione ha effetto soltanto nei rapporti interni tra i coniugi e non anche verso i terzi creditori rispetto ai coniugi. Questo significa che l'istituto di credito che ha erogato il finanziamento anche successivamente alla separazione tra i coniugi e quindi allo scioglimento della comunione legale dei beni, potrà agire nei confronti di entrambi i coniugi e riguardo si parla di responsabilità solidale, quindi potrà agire nei confronti dei beni di ciascun coniuge per poter soddisfare il proprio credito e l'adempimento da parte di un coniuge. Lì